Dopo aver verificato anche le programmate, che sono il tempo più lungo, diciamo, nell'istat tesa, ma dove bisogna rispettare oggi 6 mesi, da gennaio passeremo a 120 giorni, quindi a 4 mesi. L'obiettivo è quello, benché arrivati insomma, al 99% delle risposte soddisfatte, che è un numero molto elevato, di portare prima di tutto i servizi più vicini al cittadino. Un motivo per cui oggi alcuni rifiutano la visita perché dicono è troppo lontano. L'area vasta vicino può comportare in alcuni casi, per come è fatta la viabilità delle Marche, anche spostamenti molto lunghi. Il grosso dei servizi va verso gli anziani, quindi stringere la propria area vasta o a un distretto, diciamo, comodo in termini di viabilità significa fare un passo in avanti molto significativo in termini di risposta. Più impegnativo per noi per ottenere le percentuali come risultato, ma diamo priorità al servizio e non alle percentuali. A Roma, quando vedono i numeri al 99% pensano, dico, questi sono i primi in Italia, quando vogliamo essere primi soprattutto nella visione del cittadino. Vogliamo rendere più trasparente tutto il meccanismo, fare in modo che in sola lettura, collegandosi a un sito, sia possibile vedere per tutte le prestazioni qual è la prima disponibile a 10 giorni, 30, 60, 180, 120 dal prossimo anno, o quali sono, chiamiamoli, in lista di garanzia. Perché è un fatto che rende a tutti chiaro quello che sta succedendo e riteniamo che la trasparenza sia ottima per il sistema, perché nel momento in cui si è monitorati non ci si accontenta di aver raggiunto un risultato, ma lo si vuole mantenere nel tempo, quindi per mantenere l'impegno nel tempo. Sulle visite che non hanno classi di priorità, che non stanno negli obiettivi, mi riferisco alle visite di controllo che vanno fatte a 1 anno, 2 anni a seconda del tipo di visita, sono periodi lunghi perché appunto non c'è una tempistica determinata, ma vogliamo che ci sia anche su questo una forma di monitoraggio per garantire che anche questa offerta venga coperta. Cioè, avendo messo l'attenzione su quelle che hanno un tempo predeterminato, anche quelle che il tempo predeterminato non ce l'hanno. E su quelle visite che non stanno negli obiettivi nazionali, non stanno fra gli obiettivi di lista d'attesa, faccio un esempio della visita allergologica che non è fra quelle monitorate a livello nazionale, ma che ha un impatto importante sulla popolazione, utilizzare il metodo del bonus anche per queste. Quindi allargare oltre le 69 previste dall'accordo nazionale, perché anche chi ha bisogno di quella visita possa averla nei tempi previsti in cui il medico la prescrive. Sono tante iniziative che rafforzeranno, semplificheranno l'accessibilità. Un'app che vogliamo far crescere, oggi chiaramente sono pochi quelli che usano l'app per prenotare, con la carta d'identità elettronica sarà possibile avere una forma più semplice di accesso al sistema, poi si potrà andare avanti addirittura con l'impronta digitale, quindi diciamo in maniera immediata, anche perché l'app, una volta che si aprirà al bonus anche questo strumento, diventerà un facile mezzo che va a contrastare, diciamo, uno dei temi emersi in queste ultime settimane, che è il tempo che devo aspettare al telefono o al call center oppure in fila quando vado a uno sportello. L'app salta la fila allo sportello, salta l'attesa al call center, mette immediatamente a disposizione la risposta, più è facile accedere all'app, più facilmente si può utilizzare. Devo sottolineare che tutto il sistema ha risposto molto bene sulla dematerializzata, che è la ricetta necessaria per potersi prenotare da soli la visita. Siamo passati in 1 anno dal 15% al 63%, andando nella fascia alta delle regioni con più dematerializzata, con l'obiettivo anche qui di crescere ulteriormente, mandando a regime tutto il sistema della prenotazione digitale.